Torna la maratona d'Annunziana, 20ª edizione Alberico di Cecco. Nonostante tutto, la manifestazione si svolgerà con la presenza di 1000 partecipanti. È una grossa responsabilità, ma devo dire la fiducia che ci ha dato il mondo podistico abruzzese, ma anche delle regioni limitrofe, è enorme, perché in un momento in cui il Covid pregiudica un po' tutto, i numeri della maratona d'Annunziana sono esattamente quelli di sempre, forse ancora di più. E quindi abbiamo innanzitutto spalmato l'evento, che si faceva in una mattinata, in due giornate intere di sport e di solidarietà. Quindi sabato mattina aprirà già alle 9 il villaggio Maratona e la segreteria iscrizioni a Piazza Salotto, a Piazza della Rinascita a Pescara, e quindi tutta la gente che dovrà gareggiare domenica potrà venire a Piazza Salotto, ritirare il pettorale, non creare assolutamente assembramenti, non creare file, non creare nulla. Abbiamo addirittura creato delle fasce orarie in base appunto alla provenienza delle persone. Noi come amministrazione comunale ci siamo impegnati insieme agli organizzatori ad avere un evento nella massima sicurezza. Infatti tanta attenzione da parte degli organizzatori della WISP Abruzzo e Molise e dei giudici di gara nell'applicazione delle regole anti-Covid-19. Abbinamento felice tra la solidarietà e la maratona d'Annunziana. Consideriamo che l'evento viene fatto nel mese di ottobre, dove la LILT fa propaganda per la prevenzione, la politica prevenzione. Noi come amministrazione comunale abbiamo aderito con entusiasmo, accendendo di rosa il ponte Flaiano e la torre civica.